Quando io entro, non vado spesso nelle scuole, io ho un figlio che ha un anno o due più di me, ma una considerazione che faccio sempre quando mi capita di essere nelle scuole, quando andavo... Mi piacerebbe avere un figlio che ha un anno più di me, gli chiederei consigli. E posso fare una considerazione proprio generale. Guardando, ogni generazione diventano più belli. No, è la prima cosa, non ho parlato con voi, ma non è una captazio benevolenze, però io guardo le fotografie, le fotografie della generazione dei miei genitori, noi sembriamo bellissime, ma se guardo le nostre al liceo e poi vengo e guardo tutti voi insieme, c'è sempre un miglioramento, magari non hanno lavoro, però siete tutti bellissimi. Se ne frega, sono i nostri tempi. Il paternalismo è pericoloso, perché infatti noi abbiamo già un papà e mamme che provvederanno a casa, ci metto pure io, però c'è un modo di dire le cose. Talento vuol dire, ragazzi, cosa sapete fare, per cosa siete portati. Se ognuno di loro capisce qual è il proprio talento e ci investe sopra, avrà quel valore aggiunto che sarà un vantaggio prima all'università e poi nel lavoro. E il talento, per esempio, perché è difficile? Perché magari a uno piace qualcosa molto, però non è particolarmente portato. Io giocavo a calcio da ragazzo, mi piaceva da morire,
però non avrei mai potuto giocare nel Chievo, nell'Hellas. Giocavo in terza categoria dalle parti di Crema, ero laureato ed ero l'unico in tutto il campionato che usava il congiuntivo, il periodo ipotetico. Che se l'Italia fosse questa, noi, dirlo qua è facile, perché uno può pensare che voglio conquistarmi la loro benevolenza, ma lo penso e credo che dai guai ci tireranno fuori loro, però bisogna dare anche le possibilità di farlo. E noi assistiamo costantemente nella politica, abbiamo visto le decisioni oggi di Berlusconi, però in tutti i campi una generazione che non vuole mollare. La cosa drammatica è che in ogni paese, in Italia, c'è un ruolo per i ventenni, trentenni, quarantenni, cinquantenni, sessantenni, settantenni e oltre. Io ho un padre di 96 anni che ha un ruolo importantissimo, è disinteressato e è un uomo saggio che ha visto di tutto, ha visto guerre mondiali, il fascismo, ha visto tutto e a 90 anni hai ancora un ruolo. Ma è la roba brutta del nostro paese, è che tu vedi i settantenni e i trentenni competere per gli stessi posti, vedi i cinquantenni e i ventenni che si rubano la posizione, questo è il problema. Mentre invece alla loro età si ha una fantasia, un'energia e una originalità che noi non abbiamo, però forse noi abbiamo la possibilità di mettere insieme i puntini e un'esperienza che loro non possono avere. Cito un filosofo fantastico che si chiamava Kierkegaard, che ha detto una frase molto bella, che la vita si capisce meglio guardando indietro, ma per fortuna si vive guardando in avanti. Ecco, e siccome loro devono guardare in avanti, uno può semplicemente tenergli alto il faro con quello che fa la telecamera e dire: ragazzi, quella è la strada, però poi devono farla loro. Uno è tenere il faro per un buon mestiere.